Hello guys, Randian here. Benvenuti in questo nuovo video qui su Monster Hunter 3 Ultimate. Oggi siamo qui per cacciare un Bariot e un Bariot delle sabbie. In teoria, se non ricordo male, questa quest è una quest speciale. Infatti è una arena. Ovviamente scusa il telefono, ma voi lasciate stare. E sono appena tornato a casa e ho pochissimo tempo, non mi sono neanche cambiato. Come potete ben vedere, sono in tuta da lavoro con il maglioncino e la camicia. Ma sono anche un po' scomodo, perché effettivamente stare con tutti sti fili per mezzo, con il maglione e la camicia, che effettivamente limita un po' i movimenti, non è il massimo. E in più devo controllare anche se la registrazione sta andando a buon fine. Ma non sono problemi e noi giochiamo lo stesso. Allora, volevo fare, come vi ho già detto nello scorso video, l'arma di Lajacrus, la katana di Lajacrus, perché adesso che ho questa armatura qua di Rathalos, che non sarà forse la più forte del gioco, ma è un'armatura abbastanza forte, voglio concentrarmi a fare più armi. E quella di Lajacrus è un'arma elettrica, perché ovviamente Lajacrus è un mostro elettrico. E mi manca e quindi voglio farla assolutamente. Allora, siamo nell'arena. Qua ci stupreranno come non so che cosa. Quindi bro, io vi avviso, se muoio sapete il perché. Perché in questa quest sicuramente ci stupreranno l'anima. Eccoli lì, buongiorno. Allora, io direi di iniziare da quello di fuoco. Cioè no, da quello di... Cazzo, non ho bevuto. Perché? Ah no, niente, è semplicemente più lento del normale. Perfetto. Da quale voglio iniziare? Voglio iniziare da quello di terra, va bene. Volevo iniziare a quello delle nevi io, perché ho un'arma di fuoco. Devo scegliere se arma di fuoco o arma d'acqua. Sinceramente, visto che sono boss veloci, questi Iberiot, ho preferito l'arma di fuoco, perché almeno con lo spada e scudo posso pararmi più velocemente, semmai evitare qualche colpo e evitare di morire e fare brutte figure. Purtroppo quello di ghiaccio, cioè quello bianco, l'altro, quello delle nevi, è effettivamente debole al fuoco. Però questo qua è debole all'acqua, quindi io avevo sia un'arma di fuoco che d'acqua, cioè una di fuoco, una d'acqua, e non sapevo cosa quale scegliere. E alla fine sono andato per quella che mi sembrava più utile per me proprio, come gameplays. E ho scelto questa di fuoco perché effettivamente loro sono veloci come una zoccola inglese. Sì, perché secondo me le troie inglesi sono veloci. Va bene? Ok? Perfetto. Pregiudizi over 9000. E quindi niente, in pratica. Ui! Ma poi ci stanno dando dentro questi. Li stanno... Ma sì, raga, però non li dovete tenere così vicini. Cioè, con tutto il bene che vi voglio, o ne facciamo uno o facciamo l'altro. Perché sennò qua... ci facciamo malissimo. Madonna, un tornado è anche il secondo, giusto? Ah no, uno è caduto, l'altro no. Vabbè, andiamo su uno dei due, cioè decidiamoci. Da quanto ho capito l'avevano già fallito una volta questa missione, perché sono entrato che scrivono try again, quindi probabilmente l'avevano fatta già prima ed erano morti. Però visto che quando sono entrato è uscito un tizio, probabilmente era il tipo che sarà morto tipo due o tre volte, o l'hanno buttato fuori o quel che è. Quindi cerchiamo di non morire in maniera tale da non farci buttare fuori ai nostri piccoli amici e amiciosi che sono qua, perché sennò diventa molto brutto. Allora, io direi di berci una pozioncina. Ecco, guarda Beriot, io ti voglio un sacco bene. Oh, bravissimo. Oh, grazie Beriot, mamma mia. Oh, le bitches. Oh, allora, sono contento, brother, sono davvero contento. Abbiamo iniziato ultimamente tante serie, cioè due serie, e il cambiamento anche dall'exit, che vi stanno piacendo un sacco. E ne sono felice. Perché ne sono felice? Perché Monster Hunter è un gioco che in Italia non si caga nessuno. Io su YouTube ne ho cercati di altra gente che ha fatto gameplay di Monster Hunter, e effettivamente c'è, però sono pochissimi. E chi l'ha fatto? Ho fatto un paio di puntate, 5 puntate, o comunque semmai erano canali troppo piccoli, o gente che semmai registrava dal DS. Raga, come fate a registrare dal DS? Con tutta la buona volontà. Io l'ho dovuto fare per una recensione di Pokémon e già volevo mangiarmi le mani, no?
davvero, se dovete fare video su Monster Hunter, non dal DS, comprate un Wii U. Se non potete fare, non potete prendere un Wii U, non comprate, non fate video su Monster Hunter, perché davvero è indecente, proprio no, proprio non si può guardare. Se il mio personaggio corresse leggermente di più sarebbe bellissimo. Ecco, madonna che botta, madonna che botta. Oh Jesus, oh Jesus, rischio, rischio, Randy rischia, Randy rischia. Oh, mi hanno curato, GG, thank you very much, thank you very much. Ma beva una mega potion. Bella, via, 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 via. La, 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 era di là. Ah, giustamente, arriva il fratellino. Ciao fratellino, ciao, 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 Perfetto, ci rifulliamo la vita perché non si sa mai. E vediamo che cazzo succede. Allora, io vorrei uccidere il Barrotto normale, perché questo qua ormai è a pezzi, si vede. Ha perso quasi tutti i pezzi, tranne la coda. Però gli abbiamo già rotto la sì, gli abbiamo rotto l'ala, i denti. Quindi abbiamo rotto comunque già un bel po' di cosine. Sarebbe interessante uccidere questo e stuprare l'altro. Quanto tempo? Vabbè, ce l'abbiamo ancora di tempo. Sì, sì, pensavo se siamo già a tipo mille milioni di minuti. Perché dovete sapere che registrando con il l'Elgato, io tengo la qualità della registrazione al massimo. E voi direte: Randy, perché tieni la qualità della registrazione al massimo? Perché sono un pirla, perché mi piace che i video si vedano bene. Il problema è che poi pesano una cifra blu e ci perdo una vita e mezza a caricarli. E questo è anche il motivo per il quale io questi video li registro sempre durante la settimana, appena torno da lavoro, e non aia signore, ok, durante il weekend. Io durante il weekend registro solo le tre puntate di FTB e poi registro Monster Hunter solitamente il martedì. Questa volta sto registrando, cioè il lunedì, questa volta sto registrando lunedì e martedì, perché lunedì non ho avuto tempo, ci ho perso una vita e mezza la scorsa volta per trovare le partite e quindi non ce l'ho fatta col tempo. Però diciamo che solitamente registro lunedì Monster Hunter e poi il venerdì registro Super Mario per il sabato. E il sabato, se non ci sono riuscito il venerdì, registro la Exit per la domenica, in maniera tale che poi la domenica riregistro nuovamente FTP e così via. È un programma un po' strano, sdrubaloso, è bellissimo, però devo dire la verità, mi sto trovando abbastanza bene, per il momento si può fare. Mi avete chiesto di fare video più lunghi e in FTB di fare più cose, eccetera, eccetera. E, oh, è morto finalmente, uno è andato, porca puttana che bello. Oh. E la cosa farebbe piacere anche a me, soprattutto per l'FTB, ma siamo arrivati a un punto tale in FTB, uno, che non morirò mai più, perché c'è davvero... davvero davvero difficile che io possa morire adesso. Seconda cosa, sono arrivato a un punto tale che mi serve molto il vostro aiuto, perché siamo arrivati a fare degli impianti abbastanza complessi, cioè comunque sono mod che io non ho mai visto e mi serve il tempo comunque per studiarmene, informarmi, eccetera eccetera. Vi assicuro però che durante la settimana si ha poco tempo, anche poca voglia, proprio per la stanchezza dopo il lavoro. Non è proprio sempre il massimo registrare. Quando si può, si fa. Quando non si può, non si fa. E quindi, molto semplicemente, la domenica io la dedico a cercare sulla wiki, registrare FTB. Diciamo che per me la domenica è Minecraft, è registrazione, rendering e quant'altro. Oh, finalmente se n'è andato giù anche il nostro amicissimo Bariot del... come cazzo si chiama? Bariot? Non mi ricordo come si chiama. Oh signore, come si chiama? Infomissione Bariot. Scusatemi, Bariot, perché il Bariot delle sabbie è quello del... è quello con il colore cambiato. La razza speciale è quello delle sabbie. Ya ya ya. Allora, togliamo la minicota, tanto la dobbiamo ridare. Poi vediamo un pochino. Allora, qua come siamo messi, la registrazione va, la webcam va, spero di non essere stato troppo sotto tutto il tempo, ma non fa niente, la razione la diamo indietro e via. Perfetto, oh, buona, buona, facciamo un GG, anzi facciamo direttamente good job, facciamo prima, perfetto. Ah, vediamo cosa ci dà, secondo voi cosa ci dà di bello, cosa c'è qua, cosa c'è qua? Polvere di vita, ah, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Togliamo il pronto soccorso, via. Sì, 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 voglio togliere il pronto soccorso, tanto lo devo ridare. No, stavo cercando, pezzo di troia, stavo cercando. Ah! Vediamo un po', faremo solo questi due mostri per questo video, quindi Monster Hunter
alla prossima settimana. La prossima settimana, come già vi ho detto nello scorso video di Monster Hunter, dovrebbe arrivare pietra Weaver in più, ottimo. Dovrebbe arrivare anche Zelda. E non vedo l'ora, non vedo l'ora. Ah, sia il prossimo mese, quindi da febbraio, riprenderò con gli streaming, perché con lo stipendio riuscirò a riprendere la linea che utilizzavo prima per gli streaming, e quindi riusciamo a farli. E quindi nulla, penso che poi farò un video per spiegarvi bene come, quando e perché farò gli streaming. Penso di farne uno ogni due giorni o uno ogni sera se riesco, vedo un pochino, devo vedere anche come sto io, però vorrei fare dei giochi su Twitch e poi caricare puntate lunghe tipo da un'ora, un'ora e mezza direttamente da Twitch sul canale e farlo uscire alle 14 in maniera tale da ritornare tra virgolette a quei due video al giorno che c'erano prima. Però fare puntate da due ore, un'ora, mi sembra una bella cosa, no? Come la vedete voi. Allora, detto tutto ciò, vi ho dato anche un po' di info su quelle che sono le mie idee per i prossimi video. Noi ci vediamo appunto in un prossimo video. Lasciate un piace, un commentino, e qua sotto in descrizione trovate il link per la pagina Facebook. E se passate, niente, mi fa piacere, e potete lasciare un mi piace, seguirmi, scrivere due cazzate e niente. Enjoy e che rendesse con voi. Bye bye.